Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati qui sulla Land of Italy. Siamo dove ci siamo lasciati l'ultima puntata, cioè sabato. Quando era sabato che è uscita l'ultima puntata? Ovvero la trebbiatura dei girasoli. Ho quasi finito e quindi, invece di fare le cose off camera, fuori registrazione, ho deciso di farle qua nel video successivo. Ovvero, finiamo di trebbiare i girasoli, portiamo tutto al frantoio. Cominciamo a produrre olio di girasole, ma nella stessa puntata di oggi andremo anche a produrre olio di oliva. Perché? Perché siamo a settembre ed è anche periodo di raccolta olive, ragazzi, raccolta delle olive. A tal proposito ci sarebbe da dire che porca puzzetta, tutti i modder si sono concentrati, Giants è compresa, bisogna dire, sulla raccolta dell'uva, e c'è poco e niente per quanto riguarda le olive intensive. Sono state snobbate sia dai modder sia da Giants stessa, perché veramente, ok che per lavorare le olive più o meno gli attrezzi sono quelli del pack per i vigneti, quindi dice è la stessa cosa più o meno, sì, sono d'accordo, però per quanto riguarda le raccoglitrici non c'è una cippa, cioè è uscita tantissima roba per raccogliere l'uva, tantissime raccoglitrici, ma non è uscita una cippetta per raccogliere l'olive, quindi stiamo sempre lì con la broad. E vabbè. Tra l'altro, non so se avete visto il mod news ieri, ma se non l'avete visto avete fatto male, perché il mod news di Robby Mel, l'unico vero originale, diffidate dalle imitazioni, è l'unico che vi tiene sempre aggiornati ed informati, ed è il modo migliore appunto per non perdersi nessuna notizia dal mondo di farming. E appunto in quel mod news specifico, quello di ieri, abbiamo visto che dall'agritecnica è trapelata un'immagine, una foto della Grégoire Bresson, credo che si chiama l'azienda. Io la chiamo solo Grégoire, ma dovrebbe essere Grégoire Bresson. Mi sta a cadere la lingua per parlare così. Più parlare francese, mi sta a cadere la lingua. Porca miseria, devo abbassare la lame. Abbassare la lame perché sto io parlando e quando parlo faccio di danno. Dicevo, allo stand della Grégoire è stato avvistato, cari miei, è stata avvistata, anzi, ma guarda quanto cacchio ho storto. È stata avvistata una postazione di farming con la Grégoire Bresson, comunque con una Grégoire intenta a raccogliere l'uva. Quindi potrebbe uscire un pack Grégoire, però un'altra volta sull'uva. Porca miseria, visto che la Grégoire fa roba, credo, così mi hanno detto, anche per gli ulivi, fate stavolta anche un pack che contenga roba per gli ulivi. Ad esempio l'Oxbow fa anche raccoglitrici per olivi, e invece hanno messo solo cose per l'uva. Porca miseria, ma vedete di tutto Robby Mel? Ma io non lo so, guardate, mi sembrano cose talmente tanto semplici da pensare, intuitive. Io intanto sto pigiando dei tasti praticamente a caso sul controller, ma proprio a caso, ragazzi, voi perché non vedete, proprio a casaccio, proprio perché sì, sono un po' molesto stamattina, troppi caffè. Allora, comunque devo dire che sta notizia della Grégoire non l'ha cagata nessuno, perché sotto appunto ai commenti del mod news ce ne fosse stato uno che ha commentato sulla cosa, sull'argomento, e io già da queste cose capisco che c'è poco hype, a mio parere, capisco già che c'è poco hype, soprattutto non è un brand italiano. Ho visto anche pochi commenti per quanto riguarda la mappa tedesca di Edo, non vorrei che, siccome sta mappa non è italiana, allora creerà, a parte che ne sono quasi sicuro, poi io mi auguro che i fatti mi smentiscano, ma sono quasi sicuro che anche la mappa tedesca di Edo non avrà tutta sta risonanza e tutto suo successo, nonostante sia meravigliosamente bella e con nulla da invidiare ai precedenti lavori di Edo. Ho paura e temo che avrà meno risonanza proprio perché non è italiana. Quando io vi dico che purtroppo c'è questa cosa di giocare solo alle cose del proprio paese, non dico italiane perché sennò pare
che ce l'ho solo col pubblico italiano, no, è una cosa diciamo generica, generale, però questa cosa di voler giocare solo con le cose del proprio paese secondo me è sbagliata e limita tantissimo l'esperienza, l'esperienza su, sul gioco, sia come giocatore, e poi è un danno pure per noi creator, che non è che abbiamo tutto sto materiale tutto l'anno per fare solo cose italiane, non è che ci sono tutte ste mappe italiane, tutti sti mezzi italiani, sti attrezzi italiani, quindi diciamo è... Però ho notato, ecco, poco hype sia per la mappa tedesca di Edo, sia per il Grégoire Bresson, o chiamatela come pare, la chiamo solo Grégoire, però ho notato poco. Speriamo che mi sbaglio, speriamo che ancora la macchina dell'hype deve accendersi, perché anche la macchina dell'hype è un pochetto strana, a volte un po' è un diesel, si deve scaldare. Allora, andiamo a scaricare. Scusate, ma oggi la voce è un po' calante. Allora, quindi terrò un tono un pochino più basso. Allora, innanzitutto carichiamo. Due campi sono piccolini, ci abbiamo fatto quello che ci abbiamo fatto. E poi, col tutto che ho la mod della resa delle colture, immaginatevi se non c'avevo la mod della resa. Abbiamo fatto sui 20.000 litri. Adesso ridiamo indietro tutto quanto e noi ce ne andiamo al frantoio, che non mi ricordo dove sta. Non mi ricordo dove stai. Dove stai? Ah, mi sa che sta là dove c'è, dove c'è, vicino a campo 35. Vicino a campo 35, credo. Andiamoci, andiamoci. Andiamoci, andiamoci. Andiamoci, ragazzi, che ci andiamo insieme. Sì, sto guardando la mappa. Sto con un occhio, sto a guardare OBS se va tutto bene. Con un occhio sto a guardare la strada. Con un occhio sto a guardare la mappa. Con un occhio sto a guardare il pad. Con un occhio sto a guardare. Capito? Quindi non è facile. Il secondo monitor. Quindi sapete che. Allora, ci mettiamo su strada. Attenzione. Eccoci. Eccoci. Ok. Dovrebbe essere quello il mulino, il frantoio, scusate, dove c'è il trattore, no? Che c'abbiamo il sametto là. Allora, andiamo a vedere, Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Eccoci, freccetta, freccetta. Da me si dice la freccia la mettono gli indiani. Allora... Allora, abbiamo preso il punto, sì. L'abbiamo preso in gestione, sì, mica mi ricordo, Locazione, ecco, lo sapevo io. Lo sapevo, rischiavo veramente Allora, olio di girasoli, vai. Rischiavo di vendere tutto il prodotto e non prende e non fa l'olio. Allora, lì c'è il punto di scarico, esattamente sul nastro. Bella sta cosa. Bella. Ci avviciniamo. E vai. Da dove sta scaricando? No, dai, sto scaricando al piselletto. Aspetta. Ecco, dai, no. Oh, mosci. Mosci, oh. Mosci, oh. Volevo vedere se c'era l'animazione sul nastro. No, non c'è. Allora, perfetto. Adesso, ragazzi, io direi che non ci serve qua un carro per mettere le olive. Perché? Perché praticamente con la Broad veniamo a scaricare direttamente qua sul trigger. Ci abbiamo il vigneto che sta, l'oliveto, scusate, che sta a un passo. Che ce ne futta a noi, che ce ne futta a noi. Allora, per far prima adesso parcheggio qua, poi dopo lo riporto in farm questo. Ok. Allora, andiamo a farci arrivare qua, spawnare qua la raccoglitrice. Dove sto andando? Eccola qua, questa ci avemo e questa bisogna farsi andare bene. Allora andiamo, andiamo e iniziamo. Vi spieghiamo. Iniziamo da questi più corti, che cioè, sono un po' più rognosi, che c'è da fare un po' più qua e là. No, non voglio ripiegare il mezzo, voglio accendere il mezzo. Via.
Bene, bene, via, è partita la raccolta. È partita la raccoltina. E si va. Tra l'altro, qualcuno in live, tra l'altro vi ricordo che in descrizione c'è la mia piattaforma Viola dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere se volete passare a fare quattro chiacchiere con Robertino. E se avete Amazon Prime potete addirittura abbonarvi gratuitamente, così non ve beccate le pubblicità e aiutate e sostenete il mio lavoro. Comunque, dicevo, in live è stato detto, e ci credo perché insomma tendo un pochino a fidarmi di quello che mi dite, mi è stato detto che nella realtà poi questi macchinari, no, che raccolgono uva e olive, in realtà dice che sono più o meno gli stessi modelli, cambiano magari a livello di battitore, no? Si smonta l'attrezzino là sotto, no? Lo scuotitore, si smonta, se ne mette uno per l'olive e uno per l'uva. Ora non so se è vero quello che mi è stato detto, però io mi fido, e se così fosse non capisco perché fare due modelli differenti innanzitutto, e poi perché quando esce un mezzo per raccogliere le olive non lo si fa doppio con la selezione olive o uva. Sarebbe utilissimo, strautilissimo, e voglio dire, ci darebbe qualche alternativa in più alla Broad per raccogliere le olive, visto che, come dicevo prima, mentre che per l'uva abbiamo l'aereo, abbiamo la trainata che ha fatto SMI Modding, abbiamo l'Oxbow, probabilmente avremo anche il Gregoire, Pack, qualcosa del genere. Per le olive non ci abbiamo un'emerita cippola, la famosa cippola, e questo è un po', è un pochino disdicevole, insomma, anche perché per incentivare anche un po' a fare le olive, perché veramente le olive se le sono cagate in pochissimi, è una di quelle novità che purtroppo non è che ha fatto molta presa, non è che ha avuto molto piglio, se c'è un figlio lo chiamo piglio, però vabbè. Oggi, amici, si riparte col Modab, speriamo bene, la scorsa settimana è stata un po' una cacchetta, è uscito qualcosa di interessante giusto venerdì, quindi speriamo di non dover aspettare fino a venerdì per avere qualche cosa di nuovo, insomma, e di interessante soprattutto. Stiamo ancora aspettando le Gressoni, stiamo aspettando il TK4 di Peppe, stiamo aspettando l'Italia Rice, ormai comincio a perdere le speranze, ma comunque stiamo aspettando anche la Italia Rice, insomma. Infilete. Ma io so de goccio, tu sei de goccio, ma io so più de goccio di te. Allora sfonno tutto, porca miseria, te sfonno. Oh, ok, avete visto, ragazzi, con calma, con pazienza funziona tutto. Ora sicuramente adesso non è che faremo in tempo in un video a raccogliere tutto, quindi probabilmente o finisco in live, credo che sia molto probabile che finirò in live, o nel video di domani, ma credo che le olive me le finisco in live, perché ho paura che per fare comunque tutto l'oliveto ci vogliono due video, e non me vade fare due video identici, uguali, quindi sicuramente me lo finisco off camera o in live. Comunque non vi darò due video identici, uguali. Non vedo l'ora mi sa che queste due piante qua spariranno, c'ho la sensazione che queste due piante spariranno, perché per fare le manovre impicciano veramente tantissimo. Oh, sono finite comunque, adesso dalla prossima fila non dovremmo più avere problemi di piante. Sapete che comincio ad avere il dubbio che io non ho installato la Moro Olives, perché vedo veramente poco prodotto, poco, ragazzi, come diceva una pubblicità della Filadelfia che non ci paga e che salutiamo, degli anni 80-90, poco, con Kaori. Chi è che si ricorda Kaori che faceva poco, mi pare veramente che stanno a produrre poco, raga, ma poco, pocotto, vabbè,
Eppure so quasi sicuro che l'ho messa la Moro Olives. Anzi, sono strasicuro. Ho messo sia Moro Grapes che Moro Olives. Vabbè, ci ricontrollerò comunque quando aprirò la partita. A parte che le olive rendono così poco che anche con la Moro Olives, porca miseria, ti danno quell'impressione che non producono una cippa. Pensa a quanto producono senza, cioè proprio niente. Comunque, raga, oggi è una giornata di incastramenti per me, eh. Io lo so che è una giornata di incastramenti, si vede proprio. Si vede proprio. Le giornate che nascono incastrate e muoiono incastrate. Oh, a posto. Vabbè, comunque, ragazzi, il tempo a nostra disposizione è volato. Le nostre quattro chiacchiere mattutine le abbiamo fatte. Se non l'avete visto, amici, io ho fatto uscire oggi anche un bellissimo video su un fermentatore, un test mod. Quindi andate a recuperarvi anche il test mod sul fermentatore per console e per PC. Un modo molto veloce di fare insilato dall'erba, dalla paglia e dal fieno, se non volete usare le trincee e se volete, diciamo, tra virgolette, aiutarvi. Io non dico cittare, dico aiutarvi un pochettino, perché rende molto molto di più rispetto ad una trincea. Insomma, andate a vedervi anche quel test mod che se ve lo siete perso. Detto questo, ringrazio tutti di essere arrivati fin qui. Vi ricordo che se volete aiutare e sostenere il canale c'è il super grazie, ci sono gli abbonamenti. A tal proposito ringrazio tutti gli amici che usano il super grazie e che si abbonano aiutando questo canale a sopravvivere. E niente ragazzi, c'è anche il link per acquistare tutto quello che riguarda farming dalla mia affiliazione Giants. Mi raccomando amici, se siete da PC, senza alcun sovrapprezzo, se volete aiutarmi a continuare a portare anteprime e cose varie, comprate dalla mia partner, insomma dal mio link, così mi aiutate a mantenere la partner, perché la partner l'ho presa, ma non è che si mantiene, non è che vive di vita propria, ha bisogno comunque ancora di autosostenersi, ecco. Quindi grazie, lasciate un bel like, amici, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.